A marzo l'Unione Europea compie 60 anni con l'anniversario dei Trattati di Roma e a 60 anni deve darsi una svecchiata per rispondere meglio alle domande dei cittadini europei di oggi. Lo IAI contribuisce a questo sforzo di riflessione con il progetto EU60, Refarming Europe, che si occupa anche del campo della sicurezza e difesa. Allora, qui non stiamo parlando di un esercito europeo. Qui parliamo di fare di più e meglio pragmaticamente per la sicurezza dei cittadini, per il contrasto al terrorismo, per il controllo dei confini esterni dell'Unione Europea e quindi per la gestione dei flussi migratori, per la stabilizzazione di regioni a noi vicine, a partire da Libia e Siria. Regioni dove guerre, conflitti, estremismo islamico alimentano quel terrorismo internazionale e quel flusso di rifugiati con cui poi dobbiamo fare i conti in Europa, a Lampedusa, a Milano, Parigi, Bruxelles. Oggi l'Italia da sola non può fare di più e meglio, né può farlo la Francia da sola o la Germania da sola, che ne dicano alcuni politici. L'Italia può fare di più con la Francia, con la Germania e con le istituzioni europee che già lavorano per la sicurezza e la difesa dell'Europa, ad esempio la European Defence Agency, l'EU Military Staff e la Commissione Europea, che gestisce un portafoglio di investimenti importanti nelle tecnologie necessarie per le forze armate, per le forze di sicurezza, per l'intelligence. Si tratta oggi di avere una cooperazione strutturata e permanente nella difesa europea, ovvero quella Permanent Structured Cooperation, PESCO, prevista dal Trattato UE di Lisbona. Si tratta, in altre parole, di avere un nocciolo duro di stati che fanno di più e insieme per la difesa europea, ad esempio consultandosi e coordinandosi nel contrasto al terrorismo o su come intervenire in Libia, ad esempio mettendo in comune capacità militari e definendo poi le modalità per usarle insieme, ad esempio investendo congiuntamente in programmi per l'acquisizione degli equipaggiamenti necessari. Nel nocciolo duro devono fare parte Francia, Germania, Italia e possibilmente quegli stati che vogliono fare di più e insieme per la difesa europea, penso ad esempio a Spagna, Olanda, Polonia. Un nocciolo duro a 27 stati membri, quanti sono quelli tolta la Gran Bretagna, non funzionerebbe. Meglio pochi ma buoni. E questi pochi stati devono lavorare costantemente con le istituzioni europee che nominavo prima e soprattutto con l'alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'UE, un ruolo oggi ricoperto dall'italiana Federica Mogherini. Pochi ma buoni e lavoro costante con le istituzioni UE. Questo vuol dire PESCO e questo vuol dire integrazione differenziata per la difesa europea. Ultimo punto, la difesa europea e la PESCO non sono contro la NATO. La NATO e l'alleanza con gli Stati Uniti rimangono un pilastro fondamentale per la sicurezza europea. La PESCO è piuttosto un modo per costruire un pilastro europeo più solido per la nostra sicurezza come cittadini e per un rapporto più equilibrato con gli Stati Uniti, chiunque sieda alla Casa Bianca.